Cambiano le sponde del fiume, ma non il risultato per una novese che dopo la vittoria di 7 giorni fa a Lavagna bissa il successo anche al comunale di Chiavari. Partenza a razzo degli ospiti che solo dopo 2 minuti trovano già il vantaggio. Punizione di Di Gennaro dalla sinistra, ci crede Rondinelli che coglie impreparata la difesa e trafigge il suo ex compagno di squadra Giovinazzo. Continua a spingere a novese al 10° taglio di Soragna diagonale che impegna seriamente Giovinazzo. Sulla respinta l'azione sfuma. Nella fase centrale la compagine verde-blu reagisce e al 28° trova il pareggio. Ennesimo schema su palle inattive proposto da mister Del Nero che libera il tiro Rinaldi. La conclusione del numero 8 sporcata da Cesena si insacca nell'angolo basso. Supremazia chiavarese e raddoppio mancato di un soffio. Azione spettacolare tutta di prima finalizzata da Niang su tapin ravvicinato di tacco che colpisce il palo esterno. Gol sbagliato a gol subito però è la legge del calcio. Iafri si incune in aria dopo il presunto tocco di mano ed è d'abile a farsi atterrare. Per Gozzi di Siena è penalty tra le veementi e motivate proteste locali. Dal dischetto Di Gennaro ghiaccia il comunale con un preciso rasoterra che spiazza Giovinazzo. Il montaggio di Simone Maggi riprende dal 4° minuto, così come il Chiavari riparte da dove era rimasto. Ancora un gol mangiato, questa volta da Vaira, che con un piattone di sinistro dentro l'area spara alto. Al 15° ancora Boggiani ispira la manovra, gran lancio dalla 3/4 che mette Nianga tu per tu con Teti. Il senegalese pasticcia per ben 2 volte, non riuscendo a ribadire in rete, complice anche un ribalzo beffardo del pallone. Si vede poco la novese dalle parti di Giovinazzo, per tutto il secondo tempo le redini del gioco rimangono nelle mani chiavaresi, ma il gol del pareggio non si concretizza. Al 18° nessuno si fa trovare pronto sul traversone dal fondo di Piacentini. L'ultima clamorosa occasione della gara arriva ancora grazie ai piedi di Boggiano. Lancio chilometrico per Del Nero che calcia malamente, causa un intervento dubbio di Mitrotti. Sul finire l'arbitro Gozzi si rende ancora protagonista quando espelle prima Iafri poi Rinaldi, rendendo ancora più incandescente un finale che sancisce la vittoria della novese e lascia i chiavaresi con tanto rammarico e soprattutto con tante polemiche.